Dalla fine di settembre Piazza Andrea Costa a Fano non sarà più una zona ZTL. Lo afferma l'assessore Fabiola Tonelli, la quale ha annunciato il termine della sperimentazione che, nonostante il successo ottenuto, al posto di proseguire fino a dicembre si interromperà a fine mese, riportando la piazza a parcheggio, seppur con un numero di posti minore rispetto al passato, per permettere ai locali di organizzare eventi e posizionare tavoli e sedie all'esterno. I pareri dei commercianti fanesi a riguardo sono discordanti. Ci avevano detto che avrebbero riaperto l'anno nuovo e molta gente era scontenta, specialmente le persone grandi e cose del genere così. E si sono lamentati anche dei turisti, perché ha detto: come, non c'è nessuno, non c'è un parcheggio, non si sa dove andare a parcheggiare. Ha notato una diminuzione della clientela? Logicamente sì, che non è che la sera ci sia tanta gente in giro, perché molti passano con la bicicletta e vanno giù al mare, e cosa che prima magari parcheggiavano qui, facevano un giro, andavano per il corso, al ritorno magari un etto di prosciutto, due salsicce da portare a casa, lo facevano, capito? Ma molti, non fermandosi, se ne vanno via, ecco. Qualche cliente si è perso, specialmente le persone grandi. A me sinceramente cambia poco, perché sono aperto solo il mattino, quindi ci sono bancarelle e mercato, le macchine il pomeriggio non mi portano clientela. Sicuramente una riqualificazione della piazza è una cosa buona per tutti, e anche la via di mezzo può essere la via giusta, quindi una parte pedonale, una parte parcheggi, poi non so quale sarà la soluzione. Che cosa ne pensa del dietrofronte dell'assessore rispetto alla zona ZTL e alla reintroduzione dei parcheggi? Ma in realtà magari per l'inverno ha senso, nel senso che comunque sia, se non ci sono cose organizzate che si possono fare, ha anche un senso, e sicuramente va bene se poi effettivamente ci sarà una riqualificazione della piazza per renderla migliore. Io ho riscontrato qualcosa di positivo in realtà. E comunque più tavoli, musica, per quanto poi la piazza ancora non era appunto riqualificata, quindi non un bijou, diciamo, rispetto magari a quelle altre del centro storico. E nonostante questo, bambini che giocavano, comunque è stata una sensazione positiva. Pensa che la reintroduzione dei parcheggi, seppur in numero minore, sia un giusto equilibrio tra le varie proposte? Secondo me è stato il giusto equilibrio al momento, per un qualcosa di migliore per il futuro, probabilmente.